grande vitigno e un grande vino. Anzi, devo dire che a me il vitigno piace molto, è bellissimo. Detto questo, se uno lo guarda, non ti viene proprio in mente che dovrebbe essere un grandissimo vitigno, perché la prima cosa che ti colpisce sono i chicchi, che sono abbastanza grossi, no? Capisca il schioppettino, è che è più uno schioppettone per certi versi, perché ha dei chicchi abbastanza grossi, medi o il minimo come taglia, ma anche medio grossi. Eppure riesce a dare dei vini magici e li dà soprattutto in questa zona. La faccio breve, tanto tutti voi siete super esperti, ma la cosa importante sullo schioppettino è che è un vitigno che è capace di dare vini eleganti quando non viene, diciamo, aiutato da tecniche di vinificazione quale l'appassimento, che dà altre caratteristiche pregevoli in alcuni casi, ma lo schioppettino vinificato in maniera come un normale vino rosso dà un vino rosso di medio corpo e elegante, quindi non è un vino che darà mai degli ipervinoni ed è in parte un suo pregio. È tra l'altro un vino che ha un'aromaticità spiccata, nel senso che è molto profumato e fra i suoi profumi spicca in modo particolare la nota di pepe verde più che pepe nero, pepe verde che non sono molti i vitigni, no? Che hanno questa caratteristica. Pepe nero uno pensa a Syrah o allo Shiraz, il pepe bianco è una caratteristica per esempio del ciliegiolo, ma il pepe verde è abbastanza caratteristico dello schioppettino, riconducibile a una molecola di cui lo schioppettino è molto molto ricco, che si chiama rotundone. Ci sono stati degli studi anche molto interessanti che hanno dimostrato come ci sono 3 o 4 vitigni al mondo che sono particolarmente ricchi di rotundone, e non sono nemmeno tutti italiani. Uno italiano che è sicuramente molto ricco di rotundone è la Vespolina, che è un uva che si trova in Piemonte soprattutto. Ma lo schioppettino è carico di questa molecola che dà questa nota di pepe molto caratteristica. Quindi lo schioppettino ha queste caratteristiche, in più questi bellissimi sentori di frutta rosso-rosso scura, quindi sicuramente un ribes nero, un mirtillo, una marasca, e sono sempre dei profumi direi molto puliti, molto penetranti. Per certi versi è un vino che avrà fatto fatica a farsi largo 10 anni fa, quando c'era la moda dei vini inchiostrosi, molto ricchi, molto grassi, molto rotondi, a pH alto, e lo schioppettino non dà uno stilema di vino proprio in quella fascia. Quindi era un vino da interpretare e da capire. Forse 15 anni fa era più difficile per lo schioppettino emergere. Invece oggi non solo è già emerso, ma per i più piace, e quando vado in giro per il mondo trovo lo schioppettino, più di altri vitigni rossi friulani, incontra grande successo. Questo non vuol dire che gli altri vitigni rossi friulani non sono altrettanto buoni, ma sono diversi e per certi versi difficili. Il pignolo è molto tannico, non è proprio di facile impatto. Lo schioppettino in genere piace molto. Chiudo questa parentesi dicendo che l'amore per lo schioppettino è verissimo, perché sono stato uno dei primi ad andare a trovare la famiglia Rapuzzi ai Ronchi di Scialla, e sono nato grazie a Veronelli, quindi Veronelli ha fatto tanto per questo vitigno, questo vino, e quindi era facile per uno che è cresciuto sotto l'ala protettrice di Veronelli amare lo schioppettino. E mi ricordo benissimo quando andavo lì e assaggiavo i vini. Una volta mi ricordo un'estate che guidava mia madre, non si sentiva benissimo e se ne restò in macchina mentre io andai dai Rapuzzi a degustare, e quelli preoccupati, ma scusa, ma falla entrare, e lei non voleva, è rimasta poverina in macchina un'oretta, non è che si sentiva tanto male, però non stava benissimo. Allora ho accorciato la visita. E un'altra volta mi ricordo benissimo di una visita da loro, perché era il giorno purtroppo della finale di Champions Milan-Ajax, che perdemmo all'ultimo minuto con gol di Kluivert sul passaggio di Rijkaard. Avete capito che sono un tifoso milanista, e capite bene la passione per il vitigno quando uno rischia di perdersi l'inizio della partita e che doveva assaggiare in cantina lì. E poi dopo loro tanti altri produttori bravissimi, ed è bello che la zona di Prepotto e di Albana, ma anche tutta la fascia
del territorio di Propotto, ha avuto il coraggio, la voglia di riunirsi in un'associazione, perché non sono tanti i vini in Italia così intimamente legati a una sottozona, ed è veramente bello che questi produttori hanno avuto la voglia e il coraggio di farlo, ed è una carta sicuramente vincente. Ci sono altri Schioppettino prodotti in Friuli, anche molto buoni, ma saranno sempre per forza di cose diversi da questi, per una regione di territorio, per una regione di terroir. Stabilire un cru, stabilire una zona di appartenenza è sempre una carta vincente, non è mai motivo di confusione e difficoltà. È una cosa che alcuni dicono, ma è sbagliato, il pubblico non è stupido, e se uno ha la fortuna, bisogna educarlo a volte, però se uno ha la fortuna di avere un crew di appartenenza, quel crew va valorizzato, spiegato e apprezzato. Ci sono esempi in Friuli dove addirittura dei vitigni storicamente associati a delle sottozone importanti, quelle sottozone con la creazione della DOCG sono state fatte sparire, e non è una cosa intelligente. Quindi complimenti a tutti i produttori dell'associazione dello Schioppettino di Propotto per aver avuto questa idea e aver insistito su questo concetto.